Una volta tolta la targa, dovremmo adattare la nostra. Quindi, facendo in modo, vedete, che sia in centro al simbolo della Mercedes, c'è da limare leggermente questi due lati qua. E poi ci sta da fare il buco, perché vedete che qua sotto c'è l'altro. Quindi incominciamo a limare quello. Dopodiché ci sarà da fare un foro per poter passare questi cavi qua, ok? Ovviamente uno alla volta, quindi il forato grande, e metteremo un gommino e dell'antiruggine, così almeno non succede nulla e non entra l'acqua. Bene, vedete, allora io ho fatto il foro, ho passato i cavi dentro, ok? Quindi adesso metterò le due viti e farò i fori qua sotto in direzione dell'altra per fissare il portatarga. Poi all'interno metterò un gommino, silicono e passo l'antiruggine, in modo che così non succeda niente. Bene ragazzi, allora ho fatto i due buchi sotto, come vedete è bello ancorato, e quindi possiamo tranquillamente procedere al collegamento. Vedete, il cavo è qua, il cavo che ho passato qui. Adesso tolgo il nastro, colleghiamo il campo video con rosso nero il cavo dell'alimentazione e andiamo a prendere il più e il meno dal faro. Allora ragazzi, il filo video lo passiamo, vedete, dentro questa canalina che l'ho smontata, più l'alimentazione della camera, ok, della retrocamera. Bisogna farlo passare dentro questo filo qua, poi ho infilato la molla, ho tolto tutto il pezzo qui e vedete, adesso infilerò i fili qua in modo da andare al portatarga, ok? Quindi lo infiliamo tutto qua, tutto intorno qua, tutto bene dentro la canalina, così rimane un lavoro bello pulito. Poi va all'interno e andremo a collegarci al faro che dopo vedremo. Ricordatevi di collegare allora il rosso con il rosso del cavo, il nero col nero, ma insieme al rosso del cavo il famoso rosso del cavo video che va davanti al monitor che abbiamo visto prima, dove va collegato al reverse, mi raccomando. Poi diamo un giro di nastro a questo spinotto, in modo che così con le vibrazioni magari non si sa mai se possa staccare, quindi gli mettiamo il giro di nastro tutto intorno in modo che rimane attaccato e fermo, ok? Quindi adesso colleghiamo questo rosso e questo nero all'alimentazione del faro della retromarcia. Quindi andiamo a prendere dove c'è la lampadina i fili più e meno, battiamo col test e cerchiamo il più e il meno, perché come vedete devono essere giusti. Retrocamera, portiamo il cavo praticamente dalla retrocamera fino all'autoradio, vedete che c'è scritto reverse, e il cavo che ci danno in dotazione ha il cavo video che è questo e un cavo rosso che è il più. Quindi noi attacchiamo questo cavo più al reverse dell'autoradio. Che cosa succede? Succede che quando mettiamo la retromarcia lo colleghiamo poi lo stesso cavo che abbiamo dall'altra parte al più, dà segnale al reverse e quindi in automatico il monitor commuta nell'entrata video, che è questo qua video della camera, in modo da poter vedere in retromarcia, ok? Allora ragazzi, una volta installato il tutto, nella schermata principale dove siete qua, navigatore e quello che è, basterà mettere la retromarcia ed ecco che compare, come vedete, anche le righe, ok? E la retromarcia funzionante. Rimettiamo la marcia e ricompare la radio. Al prossimo tutorial, ciao da Credendario.